Buongiorno a tutti. In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo centrino classico ma al tempo stesso moderno che ho deciso di chiamare centrino rosa dei venti. Per poterlo realizzare, io ho utilizzato il filato della Lizze Diva che è 100% micofibra e il colore il grigio perla. Vi lascerò in descrizione il link del sito Uncinettando con i filati per poter acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Io ho lavorato l'uncinetto numero 3 e per poter realizzare questo centrino che è venuto 41 centimetri per 41 centimetri ho utilizzato un gomitolo solo di questo filato. La lavorazione è molto semplice, è la lavorazione granny, quindi si vanno a realizzare le mattonelle e poi si uniscono tra di loro man mano che si realizzano. Io ho fatto un centrino piccolo, quindi mi sono bastate 4 mattonelle, ma voi potete farne molto di più, quindi fare il centrino molto più grande. Una cosa che vi voglio dire è questa: questo centrino non è di mia invenzione. Una ragazza aveva postato la foto presa da Pinterest che lo stava realizzando, però le piastrelle erano posizionate in maniera diversa e c'era lo schema. Siccome alcune lo schema non lo sanno leggere, mi è stato chiesto di fare un tutorial e così è stato. Però per chi pensa che io vada troppo veloce nello spiegare, potete iscrivervi al gruppo di Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare per poter avere lo schema della piastrella. Io non ve la metto qui durante il video perché ho paura del copyright e quindi preferisco non andare a mettere lo schema. Ma ripeto, se vi iscrivete al gruppo della la libertà di uncinettare e sferruzzare, potete richiedere lo schema per poterlo realizzare. Io ho realizzato 4 mattonelle che poi ho unito tra di loro. Nel video tutorial vi faccio vedere come si realizza una mattonella e come ne sono andato a unire due. Poi è semplice, una volta capita la tecnica per poterle unire, è facile andare a mettere sempre più mattonelle e come vi ho detto potete decidere di farla molto più grande più rispetto alla mia o anche posizionare le mattonelle in maniera diversa. Detto ciò, spero che anche questa semplice ma deliziosa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo di Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio e se avete acquistato il mio stesso filato presso la merceria Coleti o sul sito Uncinettando con i filati, potete taggarci sia su Facebook nella merceria Coleti sia su Instagram Uncinettando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra piastrella io utilizzerò il filato Alize Diva nel colore del grigio perla perché è un filato che comunque mi è avanzato dai progetti precedenti e quindi ho deciso di utilizzare questo filato. Lavorerò con l'uncinetto numero 3 e andiamo a iniziare la lavorazione facendo un anello magico. All'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 16 maglie basse, quindi prendo il filo, mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare un totale di 16 maglie basse, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, 14, 15, 16. Realizzate le nostre 16 maglie basse, tiriamo il filo per chiudere l'anello magico e facciamo una maglia bassissima all'interno della prima maglia bassa. Secondo giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi una, due, tre. Una maglia alta nella maglia bassa successiva. Quindi ho realizzato 2 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio da capo. Vado nella maglia bassa successiva e realizzo la mia prima maglia alta. Vado nella maglia bassa successiva e realizzo la mia seconda maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2 e di nuovo vado nella maglia bassa successiva e realizzo la mia prima maglia alta. Maglia bassa successiva, seconda maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado alla maglia bassa successiva, realizzo una maglia alta, vado alla maglia bassa successiva, realizzo una maglia bassa alta,
2 catenelle, 1 e 2, continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Terminato il nostro secondo giro, lo termino facendo una maglia bassissima dove ho fatto le 2 catenelle, entrando nella terza catenella, quindi che equivaleva alla mia prima maglia alta. Terzo giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e questa volta realizzo 4 catenelle che sono la mia prima maglia alta doppia, quindi 1, 2, 3, 4. Prendo 2 volte il filo, rientro nell'archetto e vado a fare un'altra maglia alta doppia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e ricomincio da capo. Quindi entro nell'archetto successivo di 2 catenelle e realizzo la mia prima maglia alta doppia. Prendo 2 volte il filo, vado, rientro e di nuovo una maglia alta doppia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo 2 volte il filo e ricomincio da capo. Quindi vado a fare 2 maglie alte doppie all'interno dell'archetto di 2 catenelle e poi le mie 5 maglie e le 5 catenelle. Continuo così quindi per tutto il mio terzo giro. Sto terminando il mio terzo giro, ho fatto le ultime 5 catenelle, entro nella quarta catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta doppia e faccio una maglia bassissima. Quarto giro, realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Vado nella maglia alta doppia e successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Ora all'interno dell'archetto di 5 catenelle devo andare a fare 8 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta doppia, una maglia alta sopra la maglia alta doppia successiva. E di nuovo 8 maglie alte all'interno dell'archetto di 5 catenelle. Devo continuare a fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando il mio ottavo giro, ho fatto l'ultima maglia, scusatemi, il mio quarto giro, ho fatto la mia ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, con una maglia bassissima mi porto dove ho la maglia alta successiva, mi alzo con una catenella e vado a fare una maglia bassa. Devo fare un totale di 11 maglie basse, una in ogni maglia alta, quindi una l'abbiamo già fatto, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva 5, 6, 7, successiva 8, successiva 9, successiva 10, successiva 11. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. Quindi salto 3 maglie alte, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto una maglia alta, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 3 maglie alte e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia bassa, seconda, terza maglia bassa, quarta maglia bassa, quinta maglia bassa, sesta maglia bassa, settima maglia bassa, ottava, nona, decima e undicesima. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto una maglia alta, entro in successiva e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 3 maglie alte e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro.
Sto terminando il mio quinto giro, ho fatto le 4 catenelle, entro dove ho la mia prima maglia bassa e faccio una maglia bassissima. Sesto giro, mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Devo fare un totale di 11 maglie basse, quindi una sopra ogni maglia bassa del giro precedente. Quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3. 2 catenelle, 1, 2. Prendo il filo, rientro e vado a fare di nuovo 3 maglie alte, quindi una, 2, 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Vado a fare quindi una maglia bassa sopra ogni maglia bassa per un totale di 11 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e di nuovo prendo il filo, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte. 1, 2, 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando anche il sesto giro, vado dove ho la maglia bassa, la prima maglia bassa, e faccio una maglia bassissima e vado a realizzare il settimo giro. Con una maglia bassissima mi porto dove ho la seconda maglia bassa, mi alzo con una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa. Bene, devo fare un totale di 7 maglie basse, una in ogni maglia bassa, quindi una l'abbiamo già fatta, successiva 2, successiva 3, 4, 5, scusate, devo fare 9 maglie basse, 6, 7, 8, 9, perdonatemi, sono 9 maglie basse. E vado a fare adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo, vado dove ho le maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3. 2 maglie basse nell'archetto di 2, scusa, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi 1, 2. 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 1, 2, 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e ricomincio da capo. Scusate un attimo, mi tiro il filo. Eccomi e ricominciamo. Quindi salto la prima maglia alta e la maglia bassa, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. Devo fare un totale di 9 maglie basse, una già l'ho fatta, successiva 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, quindi 1, 2, 2 catenelle, 1, 2,
rientro altre 2 maglie alte, una, due, una maglia alta sopra le successive 3 maglie alte, una, due, 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto terminando anche il mio settimo giro. Ho fatto le 5 catenelle, entro nella prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Ottavo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno della seconda maglia bassa. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Adesso devo fare un totale di 7 maglie basse. Una già abbiamo fatta, successiva 2, successiva 3, successiva 4, 5, 6, 7, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prendo il filo, vado dove ho le maglie alte e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5. 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra ognuna delle 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ricomincio da capo. Quindi salto la prima maglia bassa, entro nella successiva e realizzo la mia prima maglia bassa. Vado a fare 7 maglie basse totali, quindi una l'abbiamo già fatta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado dove ho le maglie alte e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, quindi 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Sto terminando anche l'ottavo giro, ho fatto le 6 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e faccio una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto all'interno della maglia bassa successiva. Mi alzo con una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Adesso dobbiamo andare a fare un totale di 5 maglie basse, quindi una già abbiamo fatta, 2, 3, 4, 5, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, quindi 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7, 7 catenelle e 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ricomincio da capo. Quindi salto la prima maglia bassa, entro nella successiva e faccio la mia prima maglia bassa. 5 maglie basse, una abbiamo già abbiamo fatta, 2, 3, 4, 5, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, andiamo, dobbiamo le maglie alte e facciamo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, rientriamo altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta in ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e si ricomincia da capo. Dobbiamo fare questo per tutto il nono giro. Sto terminando anche il nono giro, ho fatto le 7 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto dove ho la maglia bassa successiva, mi alzo con una catenella, rientro e vado a fare la mia prima maglia bassa. Adesso devo fare un totale di 3 maglie basse, quindi 2 e 3, 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e di nuovo vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, quindi 1, 2. 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2 e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ricomincio da capo, saltando la prima maglia bassa e facendo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, per un totale di 3 maglie basse, 8 catenelle e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale di 9 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio decimo giro. Sto terminando anche il decimo giro, ho fatto le mie 8 catenelle e vado a fare una maglia bassissima
per terminarlo. Undicesimo giro, vado a fare una maglia bassissima per ritrovarmi dove ho la seconda delle mie tre maglie basse. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, rientro una seconda maglia alta, 2 catenelle, rientro terza maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto una maglia alta, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Non ho sbagliato, qui come vedete quando sono arrivata alla punta ho saltato una sola maglia alta e quindi anche adesso che dobbiamo riscendere saltiamo la prima volta una maglia alta e invece adesso saltiamo sempre due maglie alte. Quindi 2 catenelle, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ricomincio da capo. Vado nella seconda delle tre maglie basse e realizzo una maglia bassa. 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, rientro, seconda maglia alta. 2 catenelle, rientro, terza maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, entro nell'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta. 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ricomincio da capo. Devo fare quindi questo per tutto il mio undicesimo giro. Sto terminando anche l'undicesimo giro, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima. Bene, adesso possiamo fare il nostro dodicesimo e ultimo giro. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 8 maglie basse all'interno dell'archetto di 8 catenelle, quindi scusatemi, ne ho 9 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maglia bassa dove ho la maglia alta. Nell'archetto di 2 catenelle realizzo una maglia bassa, catenella, entro alla base, diciamo tra la maglia, tra la catenella e la maglia di base. Forse se mi avvicino un po' con la telecamera vedete meglio, perché non voglio fare 2 catenelle, si potrebbe fare anche 2 catenelle e poi entrare nella prima che si è fatta e fare il pippiolino, ma io la voglio più stretta, quindi faccio solo una catenella, entro, spero che si riesca a vedere, dove c'è l'unione della maglia bassa in alto e vado a fare il mio pippiolino prendendo il filo e uscendo
da tutti e due i fili sull'uncinetto e poi un'altra maglia bassa. Di nuovo maglia bassa dove ho la maglia alta, vado nell'archetto, maglia bassa, catenella, entro tra questi due fili che si vedono, che riune la catenella, che sembra la catenella, e vado a fare una maglia bassa. Questo è se volete fare il pippiolino più stretto, naturalmente, altrimenti fate il solito pippiolino. Mi piace fare questo stretto perché sto lavorando comunque un filo abbastanza grosso rispetto al solito, non tantissimo, però. Quindi rientro dopo e faccio una maglia bassa, maglia bassa nella maglia alta, maglia bassa dove ho l'archetto di 2 catenelle e vado a fare il mio pippiolino. Maglia bassa, di nuovo maglia bassa dove ho la maglia alta, maglia bassa nell'archetto, di nuovo vado dove ho, vado, faccio il pippiolino, di nuovo maglia bassa. Continuo così fino ad arrivare da quest'altra parte e poi vi farò vedere come continuare. Comunque ogni volta che abbiamo una maglia alta facciamo la maglia bassa e nell'archetto facciamo una maglia bassa, un pippiolino e una maglia bassa. Vedete, ho fatto questo per tutta la punta e adesso di nuovo vado a fare semplicemente 9 maglie basse dove ho le 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Maglia bassa dove ho la maglia bassa e di nuovo 9 maglie basse. E poi quando si arriva qua di nuovo faremo maglia bassa sopra la maglia alta, maglia bassa nell'archetto, un pippiolino e un'altra maglia bassa. Io continuerò così per tutto il giro. Terminato questa mattonella ne farò una seconda per farvi vedere poi come potete unirle tra di loro. Allora, fatta la mia prima piastrella, adesso vado a fare la seconda. Io già l'ho fatta, sono arrivata all'ultimo giro dove sto facendo di nuovo le maglie alte con le maglie, scusate, le maglie basse con le maglie basse con i pippiolini. Allora, vedete, io ho già fatto 9 maglie alte e ho iniziato a fare le maglie alte con i pippiolini, le maglie basse con i miei pippiolini e adesso mi ritrovo che devo unire questa piastrella con quest'altra. Sono arrivata al centro del mio della mia punta. Quindi devo andare a lavorare, diciamo, al centro, più o meno al centro. Diciamo che sono dove ho le 3 maglie alte che sono nella punta. Allora, entro nel primo archetto di 2 catenelle e lavoro normalmente. Quindi faccio la maglia bassa, faccio il pippiolino e faccio la mia maglia bassa. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa. E adesso vado a unire questa piastrella con l'altra, quindi vado a fare la mia maglia bassa, la catenella che mi serve per fare il pippiolino, ma mi vado ad agganciare subito al pippiolino che ho da quest'altra parte. Anche in questo caso io qui ho le mie 3 maglie alte separate da due catenelle dove ho fatto le mie maglie basse con l'archetto, con il pippiolino. Non devo andare nel primo ma devo andare nel secondo che mi porta quindi già di lato. Quindi ho fatto la catenella, entro nel pippiolino che ho da quest'altro lato e vado a fare una maglia bassissima e poi lavoro normalmente il mio pippiolino, quindi lascio questa parte e torno a lavorare il pippiolino dalla parte giusta. Quindi entro, prendo il filo e lavoro il mio pippiolino. E poi lavoro normalmente un'altra maglia bassa, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa, entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo la maglia bassa, faccio la catenella e di nuovo vado nel secondo pippiolino anche da quest'altro lato, entro dentro, realizzo una maglia bassissima e poi vado a lavorare il mio pippiolino da quest'altro lato, quindi entrando nella maglia bassa e tirando il filo, maglia bassa sempre nello stesso archetto e di nuovo maglia bassa dove ho la maglia alta, maglia bassa nell'archetto, catenella, vado nel pippiolino successivo e realizzo sempre la mia maglia bassissima e poi vado di nuovo a lavorare il mio pippiolino dalla parte dove sto lavorando giustamente il mio ultimo giro, maglia bassa e così via. Quindi vedete, noi stiamo unendo le due piastrelle.
Continua a lavorare così fino ad arrivare alla fine e poi vi faccio vedere come si continua, ma penso che abbiate già capito, perché poi andremo a fare maglie basse di nuovo fino a ritrovarci di qui, dove torneremo a fare i nostri, a unire le nostre catene, le nostre maglie basse tramite i pippiolini. Quindi io continuo a lavorare unendo ancora gli ultimi due pippiolini e poi ci rivediamo di qua, così vi faccio ben capire come si lavora. Ecco, vedete, io ho lavorato anche la parte di sotto, quindi ho fatto le, dopo aver unito l'ultimo pippiolino, ho fatto le 9 maglie basse, maglie bassa sopra la maglia bassa, 9 maglie basse, e di nuovo ho fatto la stessa tecnica per unire i 4 pippiolini come i 4 che avevo unito qui, e adesso finiscono normalmente il mio giro. Quindi questo serve per poter unire le vostre mattonelle, è il metodo che uso io, quindi le unite tramite i pippiolini e potete unire quante piastrelle volete, fare il disegno geometrico che più vi piace, potete sbizzarrirvi, in realtà sarebbero perfette anche per fare un bel copricostume molto con queste piastrelle molto larghe, sarebbe una cosa bellina se vi piace lo stile. Detto ciò, allora, come ho detto, queste piastrelle sono terminate.